Benvenuti in questa video lezione dedicata a due grandissimi personaggi. Ugo Foscolo, uno dei principali letterati del periodo del neoclassicismo e del preromanticismo, e Antonio Canova, considerato uno dei massimi esponenti del neoclassicismo in ambito scultoreo. Entrambi sono accomunati dal concetto tipicamente neoclassico dell'arte e della bellezza, considerate come edificanti, atti alla elevazione dell'uomo, portatrici di armonia, che è vista quindi come rasserenante in un periodo tumultuoso come questo. Armonia che non è altro che l'unione della bellezza e della virtù in tutto il creato. L'aspirazione dell'uomo a comporre in armonia le tensioni della vita nel tentativo di costruire un mondo più luminoso. Mentre Canova concretizza questa armonia nella perfezione marmorea delle sue opere, Ugo Foscolo cerca di trasportarla nei suoi versi, e instaura con lo stesso Canova una sorta di gemellaggio artistico. E dunque queste riflessioni sull'armonia sembrano essere universalmente valide in relazione alla bellezza, all'arte e alla letteratura. E quindi ascoltiamo. Ci possono essere dei parallelismi tra Ugo Foscolo e Antonio Canova, il maggior scultore europeo dell'età neoclassica. Entrambi sono infatti legati alla concezione neoclassica di un'arte in grado di riprodurre l'universale segreta armonia, dalla funzione quindi consolatrice, rasserenante, e quindi c'è il voler rispondere alla tensione morale dell'arte del periodo rivoluzionario con una tendenza più raffinata ed equilibrata, che attribuisce al culto della bellezza un significato e un valore assoluto. Foscolo, dopo le delusioni politiche e le amarezze della vita, torna a celebrare con forza il valore assoluto della bellezza e dell'arte, trovando in esse consolazione. Se l'opera di Foscolo documenta questi due aspetti del movimento neoclassico, Canova, in ambito strettamente artistico, difese decisamente il primato dell'ideale estetico contro ogni ingerenza politica in un periodo storico così tumultuoso. Foscolo si ispira alla perfezione marmorea delle Tre Grazie di Canova e scrive il poema Le Grazie, composto tra il 1812 e 1813, negli stessi anni in cui lo scultore stava lavorando alla sua opera, e dedicandogliela. Con Canova instaura una sorta di gemellaggio artistico, lodandolo e dicendo: forse, o anch'io spero, artefice di numi, nuovo meco darai spirito alle grazie, cor di tua man sorgon dal marmo. Quello che rende davvero eccelso nel prodotto artistico di Canova è l'armonia che si sprigiona dalla bellezza dei corpi delle Tre Grazie, dalla maestria con cui tutti i particolari anatomici sono stati scolpiti nella giusta proporzione. È proprio l'armonia che si ricollega direttamente all'idea del bello, data in natura dall'unione fra bellezza esteriore e virtù. Come immutabile nel tempo è la meraviglia e l'ammirazione che suscitano l'equilibrata eleganza e la compostezza gradevolezza delle forme scolpite nel marmo, così universalmente valide sembrano essere queste riflessioni sull'armonia in relazione alla bellezza, all'arte e alla letteratura. E dunque Foscolo volle trasportare nei versi delle grazie il senso di armonia che è intesa come l'unione equilibrata di bellezza e virtù in tutto il creato. Le grazie, simbolo di bellezza, armonia e equilibrio, costituiscono un ideale di perfezione che attraverso l'arte, come dimostrano i due artisti, può rivivere nel presente. Suddiviso in tre parti, possiamo in esso trovare l'esaltazione della bellezza e delle arti, dell'amore e dell'armonia. Nel poemetto Le Grazie, Ugo Foscolo immagina che Venere, dea dell'amore e simbolo dell'armonia dei cieli, abbia voluto portare sulla terra le sue bellissime figlie, le Tre Grazie, appunto, perché diffondessero presso i mortali, ancora allo stato selvaggio, le arti, la musica, la danza e la poesia. Con questi doni avrebbero civilizzato gli uomini e avrebbero offerto loro una consolazione contro la durezza della vita. Nell'opera di Canova, questo meraviglioso gruppo marmoreo delle grazie, appare evidente la nostalgia della bellezza del mondo antico.
non sono fredde statue inerti, ma l'idea del bello che prende forma, vita e sangue nel marmo piegato dall'artista ad un possibile sogno di perfezione. Quindi c'è il concetto tipicamente neoclassico dell'arte e della bellezza come strumenti di elevazione dell'uomo. Le grazie di Ugo Foscolo rappresentano l'aspirazione dell'uomo a comporre in armonia le tensioni della vita, sollecitano la ricerca nella realtà multiforme della natura e della storia, la ricomposizione delle dissonanze nel tentativo di costruire un mondo più luminoso. Grazie sulla Terra simboleggia quindi il costituirsi di un nuovo ideale di umanità capace di fondere un insieme di valori individuali e sociali. È un altro tema neoclassico che il Foscolo condivide con l'artista Canova è quello della morte, che è intesa non più come meditazione sull'immortalità, ma come celebrazione sia delle virtù eroiche che degli affetti familiari e privati. Anche i monumenti funerari rappresentano un tema molto sentito dai due artisti. Infatti, negli stessi anni l'importanza dei sepolcri veniva affermata anche dal poeta Ugo Foscolo. Per il Foscolo, il sepolcro doveva conservarci la memoria dei grandi personaggi della storia, esaltandone il valore quali esempi di virtù. La morte, che nella precedente stagione barocca veniva visto come qualcosa di orrido e di macabro, dall'arte neoclassica era vista come il momento pregnante, per eccellenza, il momento in cui si scaricano tutte le contingenze terrene per entrare nel silenzio assoluto ed eterno. Canova in realtà vuole far riflettere sulla fatalità della morte, sul rimpianto e sulla corrispondenza d'amorosi sensi di Foscolo, che rappresenta l'unico modo in cui si può mantenere vivo attraverso i ricordi degli affetti il defunto. Ma ritroviamo anche tematiche comuni come il mito greco di Ebe. Ebe, che era la dea della giovinezza, figlia di Giove e di Giunone, diventò sposa di Ercole quando questi fu accolto nell'Olimpo. Ebe, ancella e coppiera degli dei, spesso è raffigurata sui vasi greci mentre regge una coppa nella quale ha appena versato del nettare da una brocca. Ne parla Ugo Foscolo nel Velo delle Grazie, nei versi 193 al 198, dove dice: «E fra l'altre immortali ultima venne rugiadosa la bionda Ebe», e via dicendo. E si ricollega all'opera di Canova realizzata tra il 1816 e il 1817. Canova l'ha rappresentata mentre avanza leggera ed armoniosa come una danzatrice, con le braccia semi aperte, che le creano intorno un movimento rotatorio e un senso di equilibrio. Quindi la lettura del mito ci ha fatto conoscere la storia di Ebe, Canova ce l'ha mostrata nella sua bellezza. E Foscolo ci ha suggerito il colore dei capelli. Così abbiamo capito come tre linguaggi, interagendo, riescano ad offrirci una conoscenza degli elementi più reali e completi. Quindi il rapporto con Foscolo e Canova dimostra che uno stesso tema, rappresentato con linguaggi diversi, può risultare ugualmente istruttivo e coinvolgente. E allora, tutto chiaro? Hai capito? E se no, ripassa. Grazie, Vanessa.